mi hanno gentilmente invitato, forse sanno che voglio molto bene questa terra. D'altra parte ero qui un mese e mezzo fa a Fragosa Sottana per la Castagna d'Oro, c'ero due settimane fa per Scrittori in Città, e quindi vengo sempre molto volentieri. Poi l'idea di incontrare i campioni come incontrerò stasera solletica sempre il mio piacere e la mia curiosità. Anche perché Stefania Belmondo, per esempio, cunese, doc, è l'italiana che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi invernali. Ne ha vinto una decina, di cui due d'oro, e mi verrebbe da dire, lo dirò stasera, sono tutte medaglie pulite, in un ambiente in cui ogni tanto forse qualche sospetto c'era, quindi lei quelle medaglie se le può mettere al collo e sul cuore con molto orgoglio. Beh, lo sport è scuola di vita, insegna un po' il rigore, la disciplina, rispetto agli orari, rispetto agli avversari, e divertimento, e poi vita sana. Però una cosa che posso dire è che se uno vuole andare avanti e fare carriera in uno sport, diventare un professionista, tra virgolette, perché anche gli istruttori, quelli che fanno le gare come uno, sono professionisti, sono dilettanti, però sei un professionista a tutti gli effetti, come persona, come lavoro, devi fare tante rinunce, tanti sacrifici. Non è che i risultati arrivano pensando magari di far bene una gara, che ti va bene tutto, e poi continuare a fare la vita che facevi prima divertendoti. Devi fare, lavorare duro e fare tante rinunce per andare avanti, per stare. Poi non è detto che anche facendo questo riesci ad affermarti. Ma devo dire che io sono molto legata ai miei luoghi, proprio perché li ho percorsi in lungo e in largo, e devo dire che abbiamo dei posti bellissimi, e quindi un invito alle persone di venire a visitare sia le piste da fondo che la discesa, e anche ci sono delle belle gite d'alpinismo da fare. Cosa direbbe a un giovane o una giovane che vuole intraprendere una carriera come la sua, o comunque negli sport invernali, e sta iniziando a muovere i primi passi adesso? Ma io direi che bisogna essere un po' severi con se stessi, non mollare mai, sapere che bisogna impegnarsi tantissimo, avere tanta volontà e soprattutto avere degli obiettivi e dei sogni da raggiungere. Sì, io diciamo che conosco abbastanza bene Prato Nevoso, ho fatto l'esordio a Prato Nevoso nel 2014, l'anno scorso abbiamo fatto ancora degli allenamenti e quest'anno abbiamo queste gare di Coppa del Mondo. Le altre stazioni non le conosco molto, però dai, a Prato ci siamo sempre trovati bene.